Sì, come è stato anticipato, l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile all'articolo 1 ha ampliato la possibilità di spostarsi nell'ambito della Regione per incontrare congiunti. Per un giurista come anche il Presidente del Consiglio, il Premier Conte, la risposta non può che trovarsi nei codici, ma non nel codice civile dove tutti noi pensavamo di trovarlo, perché il codice civile disciplina i rapporti privati, il matrimonio, la filiazione, i rapporti di parentela. Non c'è traccia del congiunto, se uno va a cercare nell'indice non trova la parola congiunto. La parola congiunto c'è invece nel codice penale, per la precisione all'articolo 307,4 del codice penale. Per il quale si intendono congiunti, leggo per non dimenticare qualcuno, gli ascendenti, cioè i genitori, i discendenti, cioè i figli, il coniuge, la parte di un'unione civile, i fratelli, le sorelle, gli affini dello stesso grado, cioè i parenti del coniuge, e gli zii e i nipoti. Questo ci dice la legge, che è la fonte dalla quale trarre poi le regole di comportamento. Quindi, stando a quello che ci dice il codice, congiunto autorizzato allo spostamento, ai sensi dell'ultimo decreto, è questo, quindi molto limitato. Si è scatenato un putiferio perché diverse categorie di rapporti interpersonali che ormai sono stati sdoganati e che meritano tutela da un punto di vista giuridico rimangono fuori con una palese violazione della uguaglianza, di Certo. uno fra tutti i conviventi che, ad esempio, a seguito del lockdown sono stati separati e che debbono rivedersi, i fidanzati, soprattutto tutti coloro che non hanno un'unione sia eterosessuale che omosessuale disciplinata dalla legge. Palazzo Chigi ha subito la mattina dopo emesso una circolare esplicativa nella quale precisa che tra i congiunti rientrano i fidanzati e tutti gli affetti stabili. Al momento dovrebbe essere pubblicata, ho guardato ancora 5 minuti fa, la cosa non è ancora stata fatta, tra le FAQ, che non è una parolaccia ma l'acronimo inglese che significa domande e risposte frequenti sul sito di Palazzo Chigi, l'esplicazione di questo concetto. Certo è che, se posso consentire di dire, questo modo di procedere non può che generare confusione e Confusione. arbitrio nell'applicazione delle norme, perché il primo principio di una norma, di una legge, è quella di essere certa e chiara, perché attraverso la certezza e attraverso la chiarezza viene applicata concretamente. Diversamente Certo. andiamo nell'opinabile e nell'arbitrario, a tutto detrimento della salute pubblica che si vuole tutelare, perché le maglie possono aprirsi e chiudersi in maniera irrazionale, che è quello che una legge non deve fare. Certo, grazie per questa spiegazione. Vorrei farle ancora una domanda. Il Covid, quanto si è intersecato nella giustizia o comunque sia la giustizia al tempo del Covid? La giustizia al tempo del Covid è un argomento che stiamo affrontando e che sono 2 mesi che affrontiamo da più punti di vista. La giustizia ferma è ferma fino all'11 di maggio, tutto sospeso tranne che per i detenuti. Ripartirà con modalità diverse sulle quali ci stiamo interrogando e sulle quali attendiamo le decisioni del governo che non sono state ancora prese. Come Camera Penale, la Camera Penale di Alessandria organizza proprio per martedì prossimo, 5 maggio, in modalità ovviamente da remoto, un incontro sulla giustizia ai tempi del Covid, perché la giustizia cambierà e temiamo molto noi che la modalità da remoto la possa in qualche misura stravolgerla, con detrimento dei diritti di tutti i cittadini.